Ho trovato un posto dove sedermi e anche abbastanza all'ombra. Ci sono 200 gradi perché siamo ad agosto a Roma, ma volevo assolutamente presentarvi questo mio nuovo acquisto, cioè vediamo se riesco a farvela vedere, la Nikon AF501. Ora, mentre ve la faccio vedere, vi racconto un po'. Allora, prima di tutto l'ho presa di seconda mano, come vedete la cinghia non è quella sua, e come vi dicevo l'ho presa per 50 euro compreso l'obiettivo, ma io possiedo altri due bellissimi obiettivi che ora qua non ho portato, che sono il 51-8 e il 105-28 51-8 Nikkor e il 105-28 della Sigma, che ho già provato qua, funzionano anche in autofocus. Questa è la prima macchina Nikon a uscire in autofocus. In realtà c'era stato un paio d'anni prima un tentativo, però diciamo che era un autofocus molto così così. Questo inizia a essere il primo autofocus serio, anche se solo sul punto centrale. Voleva essere una risposta a alcune macchine già uscite in autofocus di altri brand. E mi pare che era la Minolta 7000 e la Canon EOS, la prima versione. Comunque, nella pratica, che cosa fecero? Presero praticamente la F301 che era già uscita e la modificarono per poter utilizzare l'autofocus. Ora l'andremo a vedere più in dettaglio. Chiudo qua, vado in POV, così un personal point of view, cioè praticamente mi attacco qua la videocamera e ve la faccio vedere meglio con le mani libere. La prima cosa che possiamo notare è la levetta dell'accensione, che ha queste posizioni, spero si riesca a vedere, LSC, L locked chiusa, S è in single e C in raffica. Ha una raffica motorizzata questa macchina da 2,5 fps. Comunque vi faccio sentire un singolo, tolgo il tappo che tanto non ci serve. Ora hanno iniziato a suonare col violino, quindi magari il rumore non si sente, però comunque è una macchina abbastanza rumorosa. La rimetto in locked e vi faccio vedere che sotto c'è questa vite. Se io la svito, qua troviamo le batterie, questo è il vano batterie. Io l'ho presa qua con il vano quello suo originale, che ha un'entrata per delle batterie, se riesco a riuscire a toglierlo tutto, tripla A, vedete? Praticamente questo si toglie, sono quattro batterie tripla A, perfetto, ok. Mettiamo il fondo, ok, mi chiudo. Questo è il buono di essere chitarristi, le unghie lunghe al posto di moneta. E ok, che altro possiamo vedere qua? Andremo a vedere che, vediamo sì, se si vede. Abbiamo detto, la possiamo accendere, dopodiché ci troviamo o il classico, spingo qua e scelgo i tempi. Come vedete questa macchina
è stato scelto di dargli un look come erano le macchine meccaniche, non quelle elettroniche, quindi non ha il pannello, scegliete i tempi, oppure potete mettere in A. In questo caso, se lo mettete in A, che vuol dire non attenzione auto, ma priorità al diaframma. Poi abbiamo tre tipi di program. Ora, questi tre tipi di program sono praticamente gli automatismi. Il più interessante è il dual. Perché? Perché il dual è un normal program. Program si intende che sceglie lui sia diaframma che tempi, ma sceglie dei diaframmi più chiusi quando abbiamo dei grandangoli e sceglie invece dei tempi più veloci quando utilizziamo dei teleobiettivi. Questo perché? Perché siccome una volta le macchine non avevano la stabilizzazione, chiaramente questo influiva molto quando tu avevi un grandangolo, la macchina non aveva bisogno di tempi particolarmente corti per andare avanti, ma gli bastavano tempi anche di un trentesimo, un sessantesimo. Quando però iniziavate a mettere dei tele dal 100 in su, diciamo, là i tempi dovevano rimanere sui 100, 200, 125, 150, un 150esimo, eccetera. Allora, un'altra cosa che è interessante, si vede, sì, notare, è che qua c'è un selettore degli ISO ASA che può leggere anche, se lo giro fino alla fine, i DX. Quindi è molto interessante perché lo posso usare sia in automatico e lui legge qual è l'ISO del rollino, sia posso mettere per rollini che per esempio non hanno il codice DX, direttamente stabilire io gli ISO. Inoltre mi permette starare attraverso, spingendo questo bottoncino e questa rotellina. Ora, riuscire a farlo non è facilissimo, eccolo qua, vedete, starare l'esposimetro. Questo serve per esempio quando io sono al mare o sono che ti posso dire in dei posti tipo nella neve, dove c'è un grande riflesso di luce e l'esposimetro verrà ingannato e proverà a fare delle foto molto sottesposte, per esempio. Ok, quindi abbiamo visto. Poi c'è questa levetta che praticamente serve a far fare un beep quando scegliamo una combinazione di tempi e di diaframmi che secondo lui non vanno bene, ci avverte, però fa un bordello, quindi eccetera. A questo punto, che cosa abbiamo altro da dire? Davanti abbiamo un blocco dell'esposizione, un blocco dell'autofocus, questo è il bottoncino per l'autoscatto, poi abbiamo questo è per collegare lo scatto remoto, e poi abbiamo S, C ed M. Praticamente in S è un autofocus singolo, in C autofocus continuo, in M autofocus non autofocus, in manual focus. Ora, direi che o lo usate in manual focus o lo usate in S. In C non ha molto senso perché non è tanto un vero focus continuo, quanto che scatta anche se non è perfettamente a fuoco l'inquadratura, quindi serve per cose più dinamiche, ma non pensate che metta a fuoco in continuo mentre voi spostate la macchina. Ecco, l'operazione è sempre alzate il dito, spingete a metà e poi fino in fondo.
Allora, questa è una macchina motorizzata per mettere i rollini, ma non per tornare indietro. Quindi, come vedete, non ha la levetta di avanzamento, perché questa macchina è motorizzata sia per l'avvolgimento del rollino che l'avanzamento dei fotogrammi, ma non lo è per il riavvolgimento. Il riavvolgimento si fa spingendo questo bottoncino qua, non so se si riesce a vedere, poi muovendo questa levetta insieme, questo rimane bloccato. A questo punto, come nelle macchinette meccaniche, si fa tornare indietro il rollino finché non sentite che è più lasco. A quel punto ha finito di riavvolgere, e come nelle macchine meccaniche, alzate qua, si apre il dorso e vedrete un po' di cose interessanti. Primo, che il dorso ha anche lui dei pin. Questo non è per questo dorso, ma per un altro dorso opzionale si poteva mettere. Poi l'altra cosa interessante è che se io anche tentassi di scattare, non scatterebbe, perché, cioè, vedi, scatta, ma la tendina non si apre. Perché? Perché c'è un sensore che vede se la tendina, se abbiamo aperto o chiuso il dorso. Mi sembra praticamente tutto. Mi sembra una macchina estremamente interessante, una macchina che, soprattutto per quello che l'ho pagata e tenendo in conto, come vedete, le condizioni, che mi sembrano assolutamente perfette, una macchina che merita questo rollino speciale che ho comprato, l'Ilford XP2 Super. Così faremo le prime prove e poi vediamo. Per ora rimettiamo il tappo, rifaccio il coso di sblocco della macchina, del 1, ok. A questo punto possiamo aprire. Vediamo se riesco a farvelo vedere, perché non è facile in questa situazione. Vediamo se riesco. Allora, apriamo il rollino. Lo inseriamo. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. No, non l'ha preso. Lo porto avanti. Questo dovrebbe bastare, metterlo qua, dovrebbe leggerselo da solo. Ora vediamo se riusciamo. Ok. Allora, un'altra cosa è che se il rollino lo avrà preso, allora notiamo prima di tutto che da qua si vede che tipo di rollino abbiamo messo, quindi non c'è bisogno di inserire la cartina come si faceva una volta qua. Dopodiché andiamo a scattare, la prima volta ne farà tre. Vedete che ha girato questa rotellina? Questa rotellina, quando gira, vuol dire che ha agganciato la pellicola. Quindi siamo abbastanza tranquilli. Mi ha portato la pellicola su 1 e siamo pronti a scattare. Ora scatterò in S, eccetera. Bene, dopo tutta questa spiegazione, spero che sia venuto bene il video, che abbiate visto un po'
la macchina abbiate apprezzato, diciamo, anche la spiegazione un po' storica, di come nasce questa F501 di Nikon. E ci risentiremo presto. Andrò avanti con sistemare questa vecchia Zenith 122, che ancora devo finire, ma di cui, come vi dicevo, sono già contento del fatto che sono riuscito a sistemare l'esposimetro e quindi ora funziona. Ci vedremo in un prossimo video. Sono ancora in debito di dover provare questo invece zoom per la mia macchina digitale, cioè il Sony 24-50 2.8, per volerlo provare bene, ma per ora mi sto intrippando con questa storia del ritornare un po' alla fotografia analogica, ma presto dovrò indubbiamente tornarci e poi magari vi dirò anche perché ogni tanto mi piace fotografare in maniera analogica più che digitale. Vi anticipo semplicemente che il digitale è assolutamente meglio in qualità, soprattutto al 35 mm e soprattutto con le macchine moderne, ma la tranquillità, la pace che mi dà di uscire a fotografare a pellicola è un'altra cosa.